Cosa serve? Servirebbe a dar più dignità alla persona, ma qui mi sembra che di dignità ne abbiate bisogno voi, cari deputati del Partito Democratico. Lei, deputata Lenzi, come fa a dire che in Europa non ci sono misure come queste? In tutta Europa ci sono misure che sostengono il reddito delle persone che non ce la fanno, in tutta Europa tranne che in Italia. E la misura come la vostra è una misura troppo piccola, che fa troppo poco. Troppe persone attualmente vivono al di sotto della soglia di povertà, sia assoluta, sia relativa, sia al di sotto della soglia del rischio di povertà riconosciuta a livello europeo. E voi cosa fate? Una misura così minima, minima. Non è possibile, Presidente. Noi abbiamo provato in tutti i modi di presentare questa proposta, abbiamo provato a cercarla in tutti i modi, di chiamarla anche in modo diverso. Voi non ce la volete approvare perché voi non volete spendere soldi per le persone che stanno male. Grazie Presidente. Grazie. È scritto a parlare a titolo personale il deputato Luigi Di Maio, prego. Grazie Presidente. Solo per ricapitolare l'ipocrisia che regna in quest'Aula. Nel 2008 il governo Berlusconi fa la social card, il PD parlò di elemosina e umiliazione. Poi nel 2012 sotto Monti avete votato la nuova social card e lì non era più elemosina e umiliazione. Nel 2013 arriviamo in Parlamento e proponiamo il reddito di cittadinanza che si lega necessariamente al reinserimento lavorativo, 780 euro, se ti formi lavorativamente per reinserirti e sei a disposizione della pubblica amministrazione e Renzi tutt'oggi nelle conferenze stampa dice che questo è assistenzialismo. Voi arrivate qui oggi, prendete la social card del 2012, la trasformate in reddito di inclusione, non c'è traccia di reinserimento lavorativo, ma questo non è assistenzialismo, perché voi legate il reddito di inclusione il reinserimento sociale che a chi affidate ai comuni a cui avete tagliato 8 miliardi di euro in 3 anni e che non lo faranno mai. Io penso che questa sia la legge più ipocrita che si potesse fare. Grazie, Grazie. grazie. È scritto a parlare a titolo personale il deputato Paglia, prego. Sì, grazie Presidente. Io credo che quest'Aula possa discutere finché vuole e la maggioranza possa argomentare come crede, però non riuscirà mai a nascondere una realtà. E la realtà è che in questo Paese, come ci dice anche oggi l'Istat, la povertà non solo cresce, ma cresce colpendo ancora e sempre i settori già più deboli della società. Colpisce e impressiona questo un minorenne su 10, ma soprattutto colpisce sempre di più i lavoratori. Cioè, in questo paese è chi lavora che è sempre più povero, che non arriva a fine mese, e accade che la disoccupazione a sua volta rimanga esattamente.